folle uccidere e morire così. Spero che la pena sia la massima possibile. Poi se l'aggressore e l'aggredito hanno questo o quel colore di pelle, il problema è che ci sono episodi di delinquenza e di criminalità ormai anche in pieno giorno, ormai in tutta Italia. Non è possibile. Non è possibile probabilmente perché manca anche la certezza della pena. Perché se per un presunto appressamento uno ammazza un altro, vuol dire che siamo arrivati a un momento dove o intervieni o è finita. E quindi, ma anche le immagini della stazione centrale di settimana scorsa con calci e bottigliate in faccia è qualcosa che, ecco, ho un figlio e una figlia, con quale stato d'animo io li mando a prendere il treno in stazione centrale in queste condizioni? Quindi non servono miracoli, basta prendere il modello d'Europa, telecamere, poliziotti, carcere e pene certe, punto. Lei andrà a Civitanova a portare solidarietà alla moglie? No, io non vado perché se vado sbaglio perché vado e strumentalizzo, quindi la preghiera mia è mia e l'impegno a che il responsabile sia punito è totale. Però ripeto, in 57 giorni cercherò di offrire agli italiani un futuro migliore che è possibile. È possibile, ecco, e coloro che non votano si arrendono prima del previsto.